quel famoso gol che non lo dimenticherò mai, e devo ringraziare questo gol eccezionale, favoloso, che non dimenticherò. Però mi è venuto in mente un'altra cosa: il 23 maggio del 2000, torniamo indietro, hai fatto riferimento a quella data. Io non ho mai capito perché quella partita a Verona, che era importantissima, fondamentale, abbiamo messo dentro una squadra di zoppi, Fuser si è fatto male dopo 7 minuti, di gente fuori forma. Breda! Non lo so, era una cosa allucinante. Allucinante quella formazione. È di panchina Stanic. Stanic era il pittore Malesani. Ecco, questa è il Baggio, che non aveva fatto niente durante tutto l'anno, ha fatto gli unici 2 gol, credo, quella partita. Cosa è successo? Ma perché non si è voluto vincere questa partita? Calcio e credo che, tornando al discorso di Gasperini, da Mourinho, a tempo al Malesani, la difficoltà della natura è anche questa: dover prendere decisioni che tu credi che siano giuste e magari vengono sbagliate. Oggi col segno del poi è così, però non possiamo dimenticare che poi io sinceramente, ma parlo da ignorante la situazione, perché non lo so come si sia comportato poi Malesani o meno, ma sai, a me Malesani mi ha dato molto, a livello di trofei, di soddisfazione, di farmi giocare con tranquillità, e gli ho ripagato, chiaramente, ma a me rimane sempre un bel ricordo, perché ha fatto sempre un calcio propositivo, ha avuto delle situazioni bellissime, sia a Mosca con la UEFA, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana vincendo a San Siro. Una serie di situazioni che, e non dimentichiamo, quella squadra, con tutti i cambiamenti che aveva sofferto l'anno prima, quando andò via Chiesa, andò via Verona, andò via una serie di giocatori, è comunque arrivata a quarta. E stiamo parlando di uno spareggio con l'Inter. Quindi, io non so dopo come lui si sia comportato, però, vedere il Parma a quei livelli, arrivare quarto, e oggi rinnegare di un quarto posto che dopo è diventato un quinto, insomma, ce ne vuole, però io per carità non lo so cosa sia successo dopo, io sono andato via, ma in quei 2 anni a me ha dato tanto, e quindi io una parte di me lo ringrazio. Quella singola partita lì non si capisce, quella singola partita non si capisce perché abbia messo in campo quella squadra, forse non voleva andare in Coppa dei Campioni. Ma non credo. Allora, la domanda a Antonio Cerno. Come si sente l'uomo giocatore che nel 2000 viene pagato 110 miliardi dentro? Non ci ho mai fatto... Non voglio... Sinceramente no, è un mondo dove se viene sempre il giocatore, soldi, accortato una cosa all'altra, non voglio diventare banale, non mi interessa. Ma sinceramente io non ho mai fatto una scelta per soldi, ma perché no, ma attenzione, sì, e quindi ho fatto sempre una conseguenza, cioè io seguivo la passione e sentivo la voglia di giocare in grandi stadi, e quindi se oggi mi dici 110 miliardi, a me non creava niente, perché non lo so. Non so se era all'altezza o non all'altezza, non mi chiedo, ero un po' cosciente di questa situazione. Io andavo sul calcio e mi divertivo questo fatto. Ma pensavo che potesse essere emozionante anche per il giocatore sentire delle cifre nel 2000 così alte. Ma anche tuttora adesso, all'inizio, io non ho mai fatto... queste cose non mi interessavano sinceramente, avevo la possibilità di giocare una squadra all'epoca che andavo a giocare a Metropoli, andavo a giocare una squadra che veniva di vincere uno scudetto, quindi una piazza importante, ma non ci pensavo così. Ma
Ma di tutte queste squadre che ha giocato Leo, quella escluso il Parma, che le dà, dove ha avuto più soddisfazione e che ritiene più all'altezza, tra l'altro Milan e allora, per assurdo, togliendo il Parma perché il discorso a parte, o e allo stesso tempo il River, anche lì il discorso a parte perché è qualcosa anche sentimentale, dove io ho iniziato a giocare a 6 anni vestendo la maglia del River, quindi ho fatto tutta questa trafila. Quella che mi ha dato